Siamo collegati qui dal Palagaudo per assistere al secondo tempo della sfida della 19ª giornata del campionato di Serie A2 nazionale di calcio a 5 femminile. Ricordiamo qui al Palagaudo il primo tempo è terminato 3-1 in favore della formazione tarantina. Andiamo a dare, prima che le due squadre, in questo momento il Taranto ha già fatto ingresso in campo, le giocatrici ospite sono già sul parquet del Palagaudo, dovrebbe uscire a breve anche la squadra di casa della Futsal Rionero. Nell'attesa andiamo a dare uno sguardo agli risultati che ci arrivano dagli altri campi. Per quanto concerne le partite iniziate alle ore 16, segnaliamo la larga vittoria della capolista Bitondo che si è imposta per 11 reti a 0 sulla San Giovannese. Altra partita terminata, quella tra Woman Futsal Grottaglie contro la Salernitana. La Salernitana si è imposta per 2-1 sul campo del Grottaglie, mentre la sfida del derby Calabro Siculo tra Cusco Senza e Team Scaletta Messina è terminato per 4-1 in favore della formazione calabrese del Cosenza. Per quanto riguarda invece le gare iniziate alle ore 17, ci giungono i parziali dei primi tempi. La vice capolista Molfetta è in vantaggio per 9-0 sul campo della Woman Napoli, mentre l'altra sfida interessante di questa 19ª giornata, sempre in ottica playoff, ovvero quella tra la Vigor Lamezia, terza forza del girone, contrapposta l'Irpini Avellino. Segnaliamo, per quanto concerne il primo tempo, che l'Irpini Avellino sta vincendo per 2-1 sul campo appunto del Lamezia. Quindi in questo momento ha fatto ingresso in campo anche la squadra della Futsal Rionero, quindi ci apprestiamo a vivere il secondo tempo qui al Palagaudo di Rionero. Quindi sarà proprio la Futsal Rionero a dare il calcio d'inizio della ripresa del match qui del Palagaudo. Ricordiamo quindi nel primo tempo, sicuramente all'inizio, per buona parte del primo tempo, sicuramente meglio il Taranto. Poi è arrivata la rete di Ukitu per la Futsal, che ha diciamo leggermente galvanizzato la squadra di Mister Portovenero, e questo secondo tempo sarà sicuramente avvincente. In questo momento c'è un fallo laterale per la Futsal, già battuto da Mazzaro, che serve in avanti Borraccino, poi ancora Mazzaro, scarica all'indietro per Monaco sulla destra per Carlucci, perde palla in un primo momento Carlucci, poi ancora Taranto in fase di spinta, c'è Convertini sul versante sinistro che serve poi la numero 10 Giliberto, che si libera al tiro da posizione defilata, respinge Saraceno mettendo la palla in fallo laterale, quindi si guadagna un fallo laterale in attacco il Taranto, che va a battere la numero 14 Calendi, che tende il tiro murato con la schiena da Borraccino, però rimane in possesso palla il Taranto. Poi attenzione, contropiede della Futsal, c'è Mazzaro che perde però incredibilmente palla, riparte quindi il Taranto. Sulla sinistra c'è Giliberto che serve lungo linea a Sommese, si allunga troppo la palla, esce Saraceno, blocca la sfera e riparte la Futsal Rionero. Il tiro di Monaco viene murato con la schiena da una giocatrice ospite, però aveva bloccato palla Saraceno. Poi azione offensiva e fallo commesso dalla numero 14 Calendi su Carlucci, quindi la Futsal Rionero si guadagna un calcio di punizione in attacco. Sulla palla ci sono due giocatrici, ovvero la numero 2 Monaco e Mazzaro. Si allontana però Mazzaro, quindi dovrebbe essere proprio la numero 2 Michela Monaco, giocatrice in forza alla Futsal Rionero, giocatrice foggiana. Quindi la giocatrice foggiana Monaco dovrebbe battere lei questo punizione. Poi c'è uno schema, palla sulla palla Mazzaro che apre poi sulla sinistra, riceve ancora palla Mazzaro, apre sulla sinistra ancora per Monaco, che scarica addirittura all'indietro per il portiere Saraceno cerca di mandare la sfera in avanti, non c'è nessuno delle sue compagne di squadra, palla che termina sul fondo, rimessa dal fondo, già battuta dal Taranto in progressione offensiva con Galenda, ruba però palla Monaco innescando Borraccino che tende il tiro, Borraccino guadagnando
trovando l'opposizione con il corpo di un'avversaria, quindi palla in calcio d'angolo per la Fuzza Lionero che va subito a battere Monaco sul versante destro, quindi batte Monaco, all'indietro per Mazzaro, interviene Giliberto che però si trascina la palla fuori, rimane in attacco la Fuzza Lionero, altro fallo laterale sull'out destro che batte ancora Monaco, schema con Mazzaro, tentativo di Mazzaro, palla in avanti rimpallata dalla giocatrice ospite, poi ancora la Futsal sul versante destro, c'è Mazzaro che protegge palla dall'attacco di Calenda, perde però palla Mazzaro, ancora il Taranto, guadagna però un fallo, un calcio di punizione il Taranto, c'era stato il fallo di Mazzaro sulla giocatrice numero 10 ospite Giliberto, quindi punizione per il Taranto che dovrebbe battere Giliberto, in effetti è proprio così, c'era anche Calendi sulla palla però si è allontanata Calendi, quindi punizione che batte Giliberti, abbiamo potuto ammirare in questo primo tempo una giocatrice di grandi qualità tecnica, ottima visione di gioco, tentativo quindi di Giliberti, palla che si perde fuori alla sinistra di Saraceno, rimessa dal fondo per la Futsal, già battuto da Saraceno, poi palla in avanti però intercetta l'azione il Taranto con Sommese che apre sulla sinistra per Giliberti, interviene Monaco, la palla carambola però in un ultimo momento su Giliberti, guadagna quindi il fallo laterale la Futsal Lionero, attenzione Borraccino! Non riesce Borraccino ad agguantare la sfera, esce il portiere del Taranto, riparte quindi il Taranto, poi l'azione si sviluppa sulla sinistra, Calendi ha cercato di servire Giliberto, la palla però termina, non riesce Giliberto a tenerla in campo, quindi fallo laterale in favore della Futsal, già battuto da Monaco, poi il gran tiro, incredibile il gran tiro di Carlucci, palla che si stampa sulla traversa, quindi gran tiro della numero 3, il capitano della Futsal Valentina Carlucci, un gran tiro della giocatrice di casa, palla che però trova l'opposizione della traversa e quindi la Futsal come avevamo detto sta crescendo, sta aumentando la pressione e ci credono le ragazze di Mister Portovenero, sicuramente durante l'intervallo Mister Portovenero avrà dato sicuramente il gol, accorcia le distanze la Futsal con la numero 28, se non erro è stata proprio Borraccino a correggere in rete un tiro da destra di Mazzaro, quindi si riapre il match qui al Palagaudo, accorcia le distanze la Futsal Lionero. Quindi si rianima il match qui al Palagaudo. Poi c'è un rimpallo davanti alla porta di Saraceno. Saraceno perde palla, però riesce a intercettare la Futsal Lionero, quindi la squadra di casa sta sicuramente crescendo la distanza in questo momento, guadagna un fallo laterale in attacco, gesto di stizza della giocatrice ospite con la maglia numero 10 Giliberto che spazza la sfera fuori dal campo, quindi viene redarguita dal secondo arbitro Dadato Di Barletta, quindi Futsal in progressione offensiva, c'è Monaco, avanza Monaco servendo Borraccino perde però palla, tentativo di Giliberto per il Taranto, respinge il portiere Saraceno, poi ancora la Futsal sul versante destro, non riesce però a agganciare la sfera una giocatrice di casa, si sta animando il match qui al Palagaudo e proprio qui vicino alla nostra postazione la dirigenza della Futsal Lionero con in testa il presidente Maula stanno spingendo le ragazze con tanto entusiasmo dagli spalti. Peccato purtroppo che questa partita a causa Covid si giochi a porte chiuse qui al Palagaudo, altrimenti sarebbe stata davvero ci sarebbe stato sicuramente una grande cornice di pubblico per sostenere le ragazze in maglia bianconera. In questo momento il gioco è fermo, però la Futsal Lionero deve battere un fallo laterale sul versante sinistro, c'è Ukitu che si posiziona il pallone, avevamo detto anche in chiusura del primo tempo
che superato lo shock della prima metà del primo tempo, che aveva portato il Taranto sul 3-0, la rete di Ukitu aveva galvanizzato la Futsal, e poi è arrivato nel secondo tempo il secondo gol della Futsal di Borracino, che ha riaperto ulteriormente la gara. Attenzione, ancora la Futsal in avanti, Ukitu per Monaco, strozza il tiro Monaco, palla che termina sul fondo, quindi fallo, fallo rimessa dal fondo in favore del Taranto. Già battuta la rimessa, palla che giunge nei pressi di Saraceno. Sentite qui vicino alla nostra postazione i dirigenti praticamente della Futsal, che si sono praticamente scatenati in un tra virgolette simpatico incoraggiamento alla squadra. Quindi sicuramente sono cose che fanno sicuramente bene allo sport. Quindi dicevamo, una partita che si sta facendo sempre più incandescente, ma sempre nei limiti della correttezza e della sportività che non mancano mai nello sport, e questo è un segnale sicuramente positivo per tutto lo sport, inteso come momento di condivisione e di divertimento, sempre nel rispetto delle regole. In questo momento ritorno quindi qui al match del Pallacaudo. Il gioco è interrotto per un time out. Guardiamo i due allenatori che vanno a dare ulteriori suggerimenti alle rispettive squadre. Pare galvanizzato anche il tecnico della Futsal Rionero, il tecnico il pugliese Martino Portovenero, che lo vediamo in questo momento dare indicazioni a tutta la squadra. Sicuramente sta trasmettendo la giusta carica, perché fin qui al termine sicuramente la Futsal Rionero, che ha avuto una grande reazione, se si impegnerà e darà il massimo, sicuramente potrà riaddrizzare questa partita, che a metà del primo tempo pareva compromessa, però Ukitu prima e Borracino poi hanno riaperto tutto. Quindi si riparte, c'è ancora Borracino, il tiro di Borracino dalla media distanza, palla che sfiora il palo alla sinistra di Cordaro, quindi ancora Futsal pericolosa. Attenzione, Monaco perde palla in un primo momento, c'è Ukitu che va a braccare la numero 10, Giliberto, tiro di Giliberto, intercetta Monaco, poi spazza in fallo laterale, Saraceno, il portiere Saraceno, poi Monaco spazza in fallo laterale, quindi palla per il Taranto. In questo momento c'è Giliberto sulla sinistra che viene braccata da Mazzaro, scarica all'indietro per Calenda, poi Calenda per Sommese non controlla la palla in fallo laterale, quindi fallo laterale sulla sinistra in favore della Futsal Rionero, che va a battere Carlucci per Ukitu sulla destra per Mazzaro, ancora scambio tra le due, Ukitu si allunga però la palla, non riesce a tenerla in campo, poi la palla, quindi Ukitu non riesce a tenere la palla in campo, quindi si riparte con il fallo laterale in favore del Taranto già battuto. C'è il tentativo di rilanciare l'azione di Convertino, mura con il corpo Ukitu il tiro di Convertino, quindi ancora un fallo laterale, poi c'è la Futsal, commette però fallo Monaco su Giliberto, vengono ammonite entrambe le giocatrici. Guardiamo, c'è un dirigente del Taranto qui sugli spalti del Pallacaudo, un po' diciamo contrariato dalla decisione dell'arbitro. Il dirigente della formazione ospite sicuramente non ha approvato la decisione, va a dire qualcosina di un po' colorito nei confronti del primo arbitro, il signor Caracozzi di Foggia. In questo momento viene ammonito anche l'allenatore del Taranto, Vito Liottino, qualche protesta di troppo. Poi invece no, il fallo era stato, c'eravamo sbagliati in un primo momento, era stato Giliberto nel contrasto con Monaco a commettere fallo, quindi ecco perché ci sono state queste veementi proteste della società tarantina, e quindi la punizione è appunto affidata alla Futsal Rionero, perché era stata la giocatrice ospite Giliberto a commettere fallo su Michela Monaco. Quindi punizione in favore della Futsal, sulla palla c'è sicuramente Monaco, vediamo anche Mazzaro che si è molto defilata sul versante destro, sicuramente potrebbero tentare uno schema, vediamo un po' cosa succederà, il gioco intanto è ancora fermo, qualche protesta ancora sulla panchina ionica.
quindi schema su punizione, poi però recupera palla il Taranto con Ciliberto che apre sulla destra per Sommese che si allunga troppo la palla, quindi palla in fallo laterale, rimessa dal fondo già battuta, c'è un susseguisti di capovolgimenti di fronte adesso qui sul parquet del Palagaudo, spezza l'azione Ukitu, guadagna un fallo laterale sulla sinistra in attacco per la formazione di casa che va a battere la numero 3 Carlucci che poi scarica all'indietro per Monaco, Monaco cerca di servire in avanti Ukitu, intercetta però il Taranto che riparte con Ciliberto, tentativo di Ciliberto che viene sporcato dalla deviazione di Monaco, palla in fallo in calcio d'angolo, quindi calcio d'angolo dal versante, dall'out destro in favore della formazione pugliese che va a battere la numero 14, la giocatrice Calenti, già battuto, tende il tiro, interviene Saraceno, palla che poi termina ancora in fallo laterale che va a battere ancora Calenti, Calenti scarica all'indietro per Convertini, Convertino ancora all'indietro per il proprio portiere, però dobbiamo dire che sta crescendo la futsal, sta aumentando la pressione, sicuramente in questo secondo tempo il Taranto dobbiamo dire che ha arretrato un po' il baricentro, agisce però spesso di rimessa, però attenzione! C'è Carlucci che intercetta in un primo momento la sfera, se la allunga troppo e palla che termina sul fondo, quindi in fallo laterale, quindi già battuto il fallo laterale, Taranto in avanti con Sommese che cerca di aprire a destra per Calenda, non arriva sulla palla Calenda, palla ancora in fallo laterale per la futsal che va a battere la numero 3 Carlucci. Carlucci manda in avanti la sfera a cercare Ukitu, ci riesce Ukitu però non controlla la palla allungandosela troppo e favorendo il provvidenziale intervento in uscita del portiere ospite, poi lungo rinvio del portiere ospite Cordaro, palla che termina addirittura nei pressi di Saraceno, c'è anche una deviazione di una giocatrice della futsal, quindi calcio d'angolo già battuto dal Taranto, palla per Calenda che cerca di servire in profondità Giliberto. C'è stato l'intervento di una giocatrice di casa, quindi il Taranto, Giliberto si guadagna un fallo laterale, poi ancora il tiro dalla distanza di Calenda che termina sul fondo e vediamo ancora qui alla nostra sinistra ci sono i dirigenti del Taranto praticamente inviperiti, non sappiamo il motivo, forse contro l'arbitro, guardiamo qualche protesta eccessiva della dirigenza ionica, ma tutto sommato la situazione è comunque di sotto controllo, in assoluta tranquillità. Guardiamo in questo momento anche il presidente Maulà va a discutere pacificamente con la dirigenza ospite, quindi pare che sia tutto a posto. Ecco, ritorniamo quindi al match, calcio d'angolo in favore della futsal già battuto da Monaco, palla per Mazzaro, interviene una giocatrice ospite e guadagna quindi un fallo laterale in attacco la futsal leonero, fallo laterale già battuto, poi la palla giunge a Ukitu che gira sulla destra per Cerone, interviene Calenda mettendo in fallo laterale, quindi fallo laterale in favore della futsal già battuto, poi Cerone non riesce ad agguantare la sfera su un lancio di Mazzaro, palla in fallo laterale già battuto dal Taranto, azione sulla destra, poi ruba palla la futsal, in questo momento l'arbitro ammonisce una giocatrice rionerese, ovvero la numero 8 Mazzaro, quindi altra ammonizione decretata dal primo arbitro, il signor Canacozzi di Foggia, e quindi si ripartirà con il calcio di punizione in favore del Taranto che va a battere sulla palla, c'è la numero 30 Convertino sul versante destro però nella propria metà campo, Convertino sicuramente tenta lo schema, quindi scarica all'indietro per una sua compagna di squadra ovvero la numero 10 Giliberto, mura col corpo il tentativo una giocatrice di casa, poi attenzione il Taranto, c'era stato un tentativo su
su rimessa dal fondo del portiere che era riuscito a impensierire Saraceno, che ha deviato poi la sfera. Poi in questo momento Mazzaro combatte in mezzo al campo, va sulla destra, viene spinta da una giocatrice, leggera spinta da parte di una giocatrice ospite, la numero 14 Calenda, su Mazzaro. Quindi si anima ancora di più il match qui al Palagaudo. Attenzione, perde palla la Futsal, poi interviene Monaco mettendo in fallo laterale, ancora Taranto in possesso palla, Calendi viene contrastata da Mazzaro. Mazzaro e Calendi combattono sul versante sinistro, poi Calendi da posizione defilatissima dalla linea di fondo sinistra manda sull'esterno della rete, ma riparte la Futsal. C'è una spinta nei confronti di Monaco da parte di una della numero 10 ospite Giliberto, tutto regolare per l'arbitro di linea, il signor Caracozzi. Poi attenzione, interviene il portiere ospite, fa sua la sfera, rinvia e serve sulla sinistra Calendi cerca di liberarsi di Carlucci scaricando all'indietro per Convertino ancora per la numero 9 Sommese, ancora scambio tra le due, va a contrastare Convertino viene contrastata da Ukitu che scarica poi all'indietro. Attenzione, c'è sempre la Futsal con Ukitu, Mazzaro perde ingenuamente palla regalando un fallo laterale al Taranto che va subito a battere da sinistra. C'è sulla palla sia la numero 9 Sommese sia la numero 30 Convertino, però dovrebbe essere Sommese che scambia corto con Convertino gira sul versante opposto per la numero 14 Calendi, che però manda la sfera in fallo laterale, quindi fallo laterale in favore della Futsalionero. C'è Carlucci che manda in avanti la sfera per Ukitu cerca di liberarsi di Calenda, non ci riesce in un primo momento, poi riparte Sommese, c'è però Cerone che spinge leggermente Sommese. Il Taranto si guadagna una punizione dal versante sinistro, una posizione davvero invitante quella dalla quale la formazione ionica si è guadagnata questa punizione. Sulla palla c'è Giliberto, c'è anche Calendi, quindi sono due le opzioni per la formazione ionica, però pare che dovrebbe essere, si allontana quindi la numero 10 Giliberti, quindi batte Calendi, tiro respinto da Saraceno, palla in fallo laterale sul versante destro, quindi fallo laterale che il Taranto va a battere con Sommese che scarica all'indietro per Giliberto, tiro smorzato dalla media distanza di Giliberto, termina sul fondo, incredibilmente non sappiamo, l'arbitro pare abbia visto una deviazione, attenzione, sì, pare proprio di sì, e va a concedere il calcio d'angolo al Taranto, quindi Taranto, calcio d'angolo per il Taranto dal versante sinistro già battuto. Attenzione, riesce a respingere la retroguardia di casa, ancora la Futsal con Carlucci che scarica all'indietro per Monaco, cerca di servire in avanti Monaco qualcuna delle sue compagne di squadra, palla che giunge dai pressi del portiere che blocca la sfera rilanciando la manovra. Attenzione, contropiede della Futsal, Ukitu, il gol di Alina Ukitu al Palagaudo, la Futsal Lionero riesce ad agguantare il pari. Davvero una grande reazione della squadra rionerese e arriva il pari della Futsal Lionero. Quindi pareggia i conti, davvero una partita al cardiopalma, quella che noi di TG7 Basilicata insieme al nostro operatore di ripresa Pino Di Lucchio e al,
al nostro regista Francesco Endimione e alla dirigenza delle due squadre. Stiamo vivendo quest'oggi qui al Palagaudo, incredibile rimonta della Fuzza Lionero. Attenzione, ancora la Fuzza al col Cerone, Cerone sul versante destro, perde però ingenuamente palla, Cerone guadagna il fallo laterale, la formazione ospite, ancora fallo laterale in attacco per il Taranto. Pare che però in questo momento l'arbitro va a redarguire verbalmente proprio Carlucci, però pareva, almeno dalla nostra postazione qui sugli spalti del Palagaudo, pareva che l'ultima deviazione era stata proprio di una giocatrice del Taranto. Non è stato dello stesso avviso però il secondo, l'arbitro di linea, il signor Dadato della sezione di Barletta. Quindi in questo momento attenzione, c'è il Taranto che scarica all'indietro, poi ancora la numero 30 Convertino cerca di aprire sulla destra, ancora Convertino, va Cerone a contrastarla, non ci riesce per poco e riparte ancora la Futsal. C'è Monaco apre sulla sinistra per Cerone, poi Cerone cerca di rimettere in mezzo per Monaco che non capisce l'intenzione della propria compagna di squadra. L'azione sfuma, tentativo del Taranto con la numero 10 Giliberto, palla murata con la schiena da una giocatrice di casa in fallo laterale. Quindi ancora Taranto in possesso palla, c'è la numero 30 Convertino che apre per Sommese cerca di servire la numero 8 Marangione che da posizione sulla sinistra, dall'out sinistro, tende il tiro sfiorando il palo opposto, palla che però pare ci sia stata una deviazione, infatti è proprio così, veementi le proteste anche dalla panchina, sicuramente giustificate, di mister Portomenero. E l'arbitro che va a segnare il calcio d'angolo per il Taranto, già battuto, palla per Convertino, poi ancora Taranto, azione manovrata, tiro di Giliberto sulla quale è superlativo il portiere di casa Saraceno a respingere la sfera. Ancora Taranto in avanti, c'è Giliberto, interviene con il piede Carlucci a spezzare l'azione, poi palla per Ukitu che sulla sinistra protegge palla Ukitu dall'attacco di Sommese, c'è anche Calenda che va a contrastare Ukitu, guadagna però un fallo laterale Ukitu e proprio in questo istante c'è il time out. Guardiamo ancora i due allenatori che vanno ancora a dare indicazioni, pare comunque galvanizzato mister Portomenero da questa incredibile rimonta da 0-3 a 3-3. Sicuramente da qui al termine della gara sicuramente la Futsal potrà tentare in tutti i modi di conquistare la vittoria. Diciamo che quest'oggi una vittoria significherebbe tantissimo per la squadra bianconera in ottica playoff. Si ritorna quindi a giocare, in questo momento si ritorna quindi sul parquet a giocare dopo questo breve time out. E si riparte con il fallo laterale in favore della Futsal che va a battere Mazzaro servendo in avanti Ukitu, protegge palla Ukitu, avanza Ukitu, attenzione Ukitu da posizione defilata, manda però la sfera sul fondo e ancora l'arbitro comanda ancora un calcio di punizione in favore del Taranto. Pare che ci sia stato un leggero contatto tra Carlucci e Giliberto, l'arbitro addirittura mostra il cartellino giallo a Carlucci, alla giocatrice con la maglia numero 3. Sicuramente un arbitraggio non proprio ottimale, infatti sono state davvero tante le decisioni inspiegabili da parte dei due arbitri pugliesi, Caracozzi di Foggia e Dadato di Barletta, un metro di valutazione che sicuramente non sappiamo come giudicare. Però si ritorna ancora a giocare, c'è il Taranto sul versante destro,
tentativo della numero, se non erro, della numero 14, anzi no, era della numero 8, Marangione, tiro rimpallato, si riesce a rimediare la futsal, però guadagna un calcio d'angolo la formazione ionica. Poi c'è Convertino che gira all'indietro per una sua compagna di squadra, intercetta in un primo momento Mazzaro, poi se ne va sulla destra Convertino, pericoloso diagonale da destra di Convertino che sfiora il palo opposto, e in questa circostanza ha rischiato davvero grosso la futsal rionero, però si ripartirà con la rimessa dal fondo in favore delle bianconere, rimessa già battuta, palla che addirittura termina sul fondo dal lato opposto, quindi ancora la squadra di casa. Poi in questo momento il Taranto guadagna un calcio d'angolo sul versante sinistro, c'è il tiro della numero 8 Marangione che da buona posizione non inquadra la porta ma andando alto riparte quindi la futsal con Saraceno che serve subito Kitu, Kitu scambia con Monaco che poi serve all'indietro Carlucci, intercetta però la palla alla squadra ospite. C'è un intervento della numero 10 Giliberto, uno scontro con Carlucci, resta addirittura a terra la numero 3, il capitano Valentina Carlucci, uno scontro tra le due giocatrici abbastanza forte, infatti resta a terra il capitano Carlucci, c'è l'intervento dei sanitari che si vanno a sincerare delle condizioni del capitano, della capitana bianconera. Ne approfitta il tecnico ospite Liottino per dare qualche preziosa indicazione alla numero 10, al capitano Sommese, e fortunatamente si rialza Valentina Carlucci, anche se leggermente claudicante, pare che però debba abbandonare il campo. Ed è proprio così, abbandona il campo, non sappiamo se soltanto momentaneamente, però lo scontro di gioco è stato forte, pare un problema alla caviglia per Carlucci che comunque abbandona il campo, resta seduta in panchina. In questo momento ancora perde però palla la futsal, guadagna un fallo laterale il Taranto che va a battere Giliberto, ancora Giliberto sulla sinistra contrastata da Cerone che mette palla in fallo laterale, quindi fallo laterale sulla sinistra già battuto per il Taranto, c'è un'azione per la squadra ospite, ancora Mazzaro va a pressare Convertino, ci riesce Mazzaro in un primo momento, poi recupera Convertino guadagnandosi anche il fallo laterale sulla destra. Attenzione, aumenta la pressione la futsal, ci credono le ragazze di Mister Porto Venero, protagoniste quest'oggi di una rimonta incredibile, e sicuramente è stata un secondo tempo davvero alla grande per la futsal. Attenzione, c'è sempre Ukitu che scarica all'indietro, poi però perde palla, Cerone va a contrastare una giocatrice ospite, palla ancora in possesso del Taranto, ancora Cerone in contrasto su Convertino, tiene però palla Convertino, tenta il tiro murato da Cerone che mette la palla in fallo laterale, già battuto il fallo laterale, tiro dalla media distanza di Sommese che si perde alto, ma riparte ancora la futsal, c'è Ukitu sul versante destro, mette centralmente per Monaco a destra per Mazzaro, scambio tra le due, ancora Mazzaro per Monaco centralmente per Ukitu, decentrata sulla destra, scarica all'indietro per Monaco, poi palla per Cerone, stoppa la palla Cerone, il tiro incredibile di Monaco da ottima posizione, si supera il portiere ospite, a grandissima occasione per la futsal rionero, ma no, ancora la squadra di casa, ancora un tiro da sinistra di Monaco, respinge il portiere ospite, rimane in attacco la futsal, deve crederci la futsal. Attenzione ancora Ukitu, prende palla, il tiro di Ukitu da destra, palla sull'esterno della rete, ancora un'occasione per le bianconere che rimangono in progressione offensiva. Attenzione Monaco, è il gol di Michela Monaco, Futsal Lionero 4, Taranto 3, ribaltato il match del Palagaudo. Ha segnato Michela Monaco!
incredibile qui al Palagaudo, una gara dalle mille emozioni. La Fuzzario Nero ribalta il punteggio con la rete di Michela Monaco, la rete del 4-3, e la squadra di Porto Venero deve crederci e soprattutto resistere in questi ultimi minuti agli attacchi della formazione ionica. Però riesce comunque a guadagnare un fallo laterale la Fuzzario Nero. Il Taranto inserisce addirittura il portiere di movimento. Sicuramente la squadra ionica cercherà il tutto per tutto per agguantare il pari, ma la Fuzzal deve resistere per portare a casa questa vittoria che potrebbe essere importantissima in ottica playoff. Attenzione, ancora il Taranto con Calenta, palla poi che vi aggiunge e in mezzo l'aria spazza una giocatrice di casa, ovvero la numero 2, proprio Michela Monaco. Quindi fallo laterale in favore del Taranto, già battuto, palla per Calenda che gira per Convertino per Giliberto, poi il tiro di Convertino dalla media distanza, palla che termina alta, quindi si ripartirà con la rimessa dal fondo per la Fuzzal già battuta. Poi c'è il tentativo di Monaco di servire Mazzaro, non aggancia la sfera Mazzaro, palla in fallo laterale già battuto, ancora Taranto in avanti. C'è il tentativo da destra di Calenda che cerca di mettere palla in mezzo dove non ci arriva Giliberto, palla che termina in fallo laterale, attacca ancora la Fuzzal, c'è Mazzaro in avanti, poi Cerone in un primo momento va a disturbare Convertino, la palla giunge ancora a Convertino per Giliberto mezzo per Convertino, ancora Taranto in avanti, c'è il portiere di movimento Sommese che interviene di testa, c'è una deviazione, guadagna un fallo laterale il Taranto, va a battere Giliberto scaricando all'indietro per Convertino, poi perde palla una giocatrice ospite, va in recupero Mazzaro che si allunga però la sfera in fallo laterale, la porta ospite era addirittura sguarnita, però Mazzaro si è allungata la sfera, palla che è terminata in fallo laterale, poteva essere l'occasione del KO per mettere in cassaforte questa vittoria per le bianconere che comunque, come ho detto poc'anzi, devono resistere e crederci. Attenzione, Cerone, incredibile, Cerone da destra vede la porta sguarnita, non la inquadra per poco, mandando di poco sull'esterno della rete, altra occasionissima per la Fuzzario Nero. Il Taranto alla disperata in avanti a cercare di pareggiare i conti, ma resiste la Fuzzal, resiste e guadagna un fallo laterale che va a battere con tutta calma Mazzaro lancia in avanti, attenzione, interviene Cerone di testa, la palla ancora di un soffio al lato, incredibile, ancora la Fuzzal vicina al colpo del KO, attenzione il Taranto, incredibile, pareggia i conti il Taranto con un tiro della numero 10 Giliberto che si infila raso terra nell'angolino basso alla destra del portiere Saraceno, quindi 4-4 qui al Palagaudo. Quindi pareggia il Taranto 4-4, attenzione ancora alla formazione ospite, il tiro e arriva il vantaggio ionico, ancora Giliberto con un forte tiro da sinistra che si infila sul primo palo, quindi Taranto 5, Fuzzario Nero 4.
Quindi incredibilmente si riporta in vantaggio il Taranto, ma non vogliamo essere di parte, ma dobbiamo dirlo per quello che si è visto in campo, soprattutto per questo secondo tempo. Questo risultato non ce ne vogliano gli amici di Taranto, ma ci sembra davvero un risultato davvero incredibile e soprattutto un risultato poco veritiero per quello che abbiamo potuto vedere in questo secondo tempo. Attenzione, Mazzaro nel ruolo di portiere di movimento, la Fuzza l'avanza cercando la sortita offensiva, tiro dalla distanza di Carlucci, palla che termina fuori, ma dobbiamo dirlo, è una partita davvero strana. È un risultato per certi versi poco veritiero, come ho ribadito poco fa, quindi sicuramente non merita questo risultato la Futsal per la sua reazione d'orgoglio che ha avuto. Attenzione Carlucci, il tiro e il gol! Valentina Carlucci pareggia i conti la Futsal, preciso raso terra di Carlucci che sorprende il portiere. E guardiamo proprio qui sotto la nostra postazione il presidente Maulà praticamente scatenato al gol di Carlucci, quindi pareggia i conti Valentina Carlucci, e il risultato cambia ulteriormente, quindi la Futsal Rionero pareggia i conti. E proprio in questo istante arriva il triplice fischio finale che sancisce la fine di questa partita emozionante, bella, vibrante, una partita al cardiopalma, termina 5-5. E dobbiamo dirlo, è stata veramente, veramente una partita che ha entusiasmato molto, nonostante si è giocata a porte chiuse, ha entusiasmato molto il pubblico tra virgolette del Pallagaudo, visto che erano presenti soltanto noi operatori dell'informazione e i dirigenti delle due squadre. Quindi termina così 5-5, e il risultato diciamo avrebbe meritato qualcosina in più la Futsal, però nessuna delle due squadre può ritenersi scontenta, quindi in classifica la Futsal continua a coltivare ancora il sogno playoff. Per quanto riguarda le prossime partite, ricordiamo che le bianconere hanno 3 gare in calendario da recuperare, quindi il sogno playoff rimane saldamente intatto. Qui da noi di TG7 Basilicata, da Francesco Prezioso, dal nostro operatore di ripresa Pino Di Lucchio, il nostro regista Francesco Intimione, è tutto. A risentirci per la prossima gara della Futsal Rionero. Buona serata a tutti.